Te enseño de manera fácil el italiano. ¿Cómo se usa ormai en italiano? Te doy tres usos para que no te equivoques nunca más. El primero, cuando ormai significa ya. Por ejemplo, en la frase ya es tarde, en italiano podría ser ormai è tardi. El segundo, cuando ormai es muy similar a la palabra ahora. Por ejemplo, en la frase ahora ya no me sirve más tu ayuda. En italiano sería ormai non mi serve più il tuo aiuto. Y la tercera sería cuando ormai es muy similar a la palabra casi. Por ejemplo, en la frase casi llegamos, resiste un poco más. En italiano sería ormai siamo arrivati, resisti ancora un po'. Recuerda estos tres significados para que no te equivoques más. Detalle importante en italiano. Chao. Ah, chao. Scusa, ho un dubbio. Mi aiuti? Sì, certo, dimmi. Sai che sto imparando l'italiano, no? Sì, e allora? Beh, e allora com'è che si dice parecer in italiano? Cioè... Se parece o me parece, come si dice? Ok, fermati un attimo e non confondere queste due cose perché sono completamente diverse. Ma va? Veramente? Per esempio, se tu dici se parece a suo papà, in italiano si dice assomiglia a suo padre. Quindi tu devi usare il verbo assomigliare. Ah, ok, assomigliare. Ho capito. E poi? Ok, invece, se tu vuoi dire me parece che sia una buona idea, in italiano si dice mi pare che o mi sembra che sia una buona idea. Ah, ok, invece per dare un'opinione io dico mi sembra che o mi pare che, giusto? Giusto, invece se due persone sono più o meno uguali fisicamente, vuole il verbo assomigliare. Hai capito? Sì, certo. Grazie mille. Di niente. Algo interesante si estás aprendiendo italiano. En muchos pronombres e incluso preposiciones solo tienes que cambiar la E por la I o la I por la E. Te explico. La casa di Maria, en italiano, la casa di Maria. Estoy en italiano, sono in Italia. Ahora con pronombres. Me llamo, en italiano, mi chiamo. Es para mí, en italiano, è per me. ¿Cómo te llamas? En italiano, come ti chiami. Es para ti, en italiano, è per te. Se llama María, en italiano, si chiama María. Si tengo tiempo, en italiano, se ho tempo. ¿Has visto? Así de fácil. Ahora solo comienza aprendiendo verbos. ¡Nos vemos!